Piazza del Popolo a Pesaro Gremita per la giornata celebrativa nazionale italiana della Festa della Repubblica, indetta il 2 giugno, data del referendum istituzionale del 1946. La ricorrenza del 73esimo anniversario è iniziato con il picchetto d'onore militare, con lo schieramento dei gonfaloni della provincia, dei comuni di Pesaro, di Urbino e Fano e dei labari delle associazioni combattentistiche e d'arma, che ha seguito la cerimoniale dell'alza bandiera al suono dell'inno d'Italia. Presenti alla manifestazione le autorità cittadine, tra cui il prefetto di Pesaro e Urbino Vittorio Lapolla e il sindaco Matteo Ricci. Una Repubblica che in qualche modo ha investito nell'Italia e nell'Europa come continente di pace, come continente di sviluppo. Non ci sarà futuro per l'Italia senza un'Europa più forte, senza un'Europa unita. L'Italia è un paese che fa dell'uguaglianza un elemento essenziale, che rifiuta il razzismo e che fa della solidarietà, dell'accoglienza un suo elemento fondamentale. Nel corso della stessa mattinata, al Salone Metaurense del Palazzo Ducale, si è tenuta la cerimonia di consegna da parte del prefetto delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a 7 insigniti e la consegna della medaglia d'onore alla memoria e ai familiari di un cittadino italiano deportato e internato nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa mattina sono state consegnate 7 onorificenze ad altrettanti cittadini di questa provincia che si sono distinti in vari campi. Tra i premiati della giornata l'onorificenza è stata consegnata anche a Giuseppe Ottaviani in merito ai traguardi e risultati raggiunti in ambito sportivo. Sono il meno giovane io e ci tengo, sa, perché quando incontro i più giovani per me è festa. A tutti dico: facciamo sport, facciamo del movimento che ci fa solo bene e viviamo tutti i giorni con gioia in tutti i periodi della vita, che la vita è bella. Grazie a tutti e viva l'Italia!